Tratto del film La nostra terra, che è la storia poi delle cooperative di alcune cooperative che prendono in gestione le terre sequestrate dalla mafia con tutti i problemi che ne conseguono. Allora noi, eh, come detto, vogliamo tornare e continuare a parlare di questo, continuando con altri ospiti che io invito a salire qui con me, Pierluigi Stefanini che è il presidente del gruppo Unipol. Prego, si accomodi. E buonasera e benvenuto. Chiediamo anche di raggiungerci ad Umberto Postiglione che è direttore dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati. Buonasera alla criminalità organizzata. Direttore, prego. Benvenuto. Chiamiamo anche eh, qui con noi Valentina Fiore che è direttore Libera Terra. Eccoci, buonasera, prego. Allora, sono tante le, le, le questioni e gli spunti che abbiamo colto sia dall'intervento dall di Don Ciotti, sia naturalmente anche dalla relazione del Presidente eh, Lusetti. Insomma, il tema è caldissimo, come sapete. E non sono io a dovervelo ricordare, ma insomma facendo questo lavoro tutti i giorni ormai da qualche settimana mi trovo a raccontarvi di. a raccontare di inchieste e di storie di corruzione. Dopo e sull'onda dell'emergenza, come sapete appunto il governo. Ha varato un pacchetto di norme anticorruzione. È stato dato via libera um, dal Consiglio dei Ministri e quindi insomma, questo tema non va assolutamente sottovalutato. Avete sentito anche il Presidente citare nella relazione proprio eh, la cooperativa coinvolta. È difficile. Comunque indubbiamente eh, il vostro lavoro, soprattutto quando ci si confronta con le istituzioni, con gli enti locali, lo chiedo eh, a Valentina Fiori eh, che insomma, ogni giorno immaginiamo che da lì debba fare i conti con, con un confronto serrato. Quindi eh, insomma, mh, anche il controllo totale di quello che avviene, è un'operazione facile? Quali sono i problemi che trovate? Ma di certo l'attività non è semplice. Allora è ovvio che noi siamo, Libera Terra è un gruppo di cooperative sociali di tipo B che gestiscono terreni confiscati. Ovviamente non sono le uniche in tutta Italia, ma di certo sono caratterizzate da questo marchio. L'attività La, non è semplice, come potete ben, ben capire, eh, perché inevitabilmente il rapporto con gli enti pubblici. Eh, nonostante sia arrivato a livelli quasi, diciamo, di risultati miracolosi ottenuti, è un, um, un rapporto in evoluzione anche perché la materia chiaramente è in evoluzione. E devo dire, però, con un briciolo di orgoglio che l'esperienza che la cooperazione in Italia sta facendo e ha fatto in questi dieci anni, più di dieci anni, su questo tema è un'esperienza che spesso viene portata all'estero come esperienza di buona pratica di relazione e collaborazione pubblico-privato, forse uno dei pochi settori in cui effettivamente questo avviene. E le difficoltà, come potete immaginare, sono tante, anche se i risultati sono sicuramente importanti e credo che in generale Lusetti ha accennato nel suo intervento al tema dei beni comuni. I beni confiscati sono comunque dei beni pubblici, quindi beni collettivi. Come non mai sicuramente la cooperazione ha qualcosa di importante certo. da dire su, su questo argomento ma soprattutto da, da dimostrare come partner importante proprio perché non ha una finalità di speculazione privata nei confronti del pubblico da questo punto di vista e i risultati possono essere significativi sia per la cooperazione in sé ma ovviamente anche per l'interesse collettivo dato che il significato della restituzione di un bene confiscato è un significato anche culturale, sociale, di risposta al territorio, di dimostrazione. Insomma lei di... dice che non è, che è solamente appunto un valore economico anche se appunto è, è sicuramente importante no? fare anche il calcolo e lo chiediamo subito al direttore Postiglione del, 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 dell'entità poi del volume dei beni sequestrati e della loro possibile poi utilizzazione anche qui come sappiamo le difficoltà non mancano nel settore eh, direttore ah, guardi quando noi parliamo di numero forse qualche elemento ce l'abbiamo sul valore le ipotesi e le letture sono tante perché eh, nell'immediato dopo sequestro, il valore di un bene normalmente crolla. Io posso dire che i beni confiscati in amministrazione da parte nostra in questo momento ammontano a circa 8.000, erano di più in passato, ne abbiamo consegnati tanti alla, a chi Insomma, secondo le norme vigenti, poteva essere destinatario e quindi in questo momento ci troviamo su questo livello numerico. Per quanto riguarda il loro valore, sicuramente è molto ingente, però è difficilissimo calcolarlo. Perché se uno pensa al valore di una impresa di costruzioni, beh, finché è sul mercato, ha una sua quotazione, nel momento in cui viene sequestrata diventa certo. l'impresa mafiosa e finisce insomma, di avere un mercato reale. Per i beni non è così, e sicuramente noi abbiamo enormi valori da gestire e io posso fare un esempio, un esempio è quello concreto delle consegne che abbiamo fatto non più di due mesi fa, a Palermo, prima ancora a Castelvetrano, quando abbiamo riaperto il primo dei supermercati confiscati a Matteo Messina Denaro e detenuti formalmente dal suo prestanome Grigoli. Insieme a quel supermercato abbiamo avviato la riapertura e quindi il ritorno al lavoro di centinaia di persone negli altri 32 supermercati confiscati insieme a quello lì, che era a Castelvetrano, nel centro commerciale Belicittà. Gli altri sono sparsi su tutto il territorio della provincia di Trapani, qualcuno a Palermo, qualcun altro ad Agrigento. Saranno riaperti tutti perché abbiamo trovato una società che li ha presi in locazione dallo Stato a Palermo, non È sempre così, però, no? che poi vengono riaperti tutti, che quindi, come diceva lei, il valore eh, guardi, diminuisce molto. Insomma, non, non è così automatico. Guardi, poi. Ehm, si parla tanto cercando sempre di leggere tutto con i numeri. Se noi andiamo a sommare le cose che sono state sequestrate e che sono state definite aziende, ad esempio, da quando esiste la legge Reunioni-La Torre fino a qualche giorno fa arriviamo a oltre 1700 aziende ma nessuno io sto conducendo personalmente fisicamente una battaglia parlandone in qualsiasi circostanza, nessuno si pone la domanda ma che aziende sono? Moltissime di queste aziende sono società composte da una sola persona locali, un locale con una schiena certo. e basta, viene chiuso perché il tizio viene arrestato, che azienda è quella? Sono centinaia le aziende di questo tipo confiscate, è chiaro che quando si opera una confisca chi la fa insomma, la chiama azienda per dare un po' di risalto anche all'azione spesso sono parte di confische più grandi, ma comunque vengono elencate come aziende. Per far capire a lei e a tutti gli amici presenti in sala, io posso dire che le aziende che ancora sono aperte e operative hanno in tutto 1.300 dipendenti, anzi 1.200 dei quali 300 sul territorio nazionale e 900 in Sicilia. In tutto sono una sessantina di aziende, perché le altre sono state poste in liquidazione già durante la gestione da parte degli amministratori giudiziari, quindi d'intesa con il magistrato sono state chiuse, liquidate. Ma noi continuiamo a dire che ci sono 1700 aziende e su questo... Si creano aspettative e delusioni che hanno diciamo un denominatore comune, unico, la fantasia. Io, insomma, bisogna, bisogna lavorare sul dato della fantasia. Non, a caso, più, non è un caso appunto direttore, che concreto. Abbiamo invitato lei oggi molto, per chiarire questi numeri. Sì, io sono insomma, dotato di molta fantasia, ma non posso farlo <ride> nella. Certo. Nella materia del... Molto più concreti sono i numeri sui beni immobili e sui terreni. No? Noi a Palermo, a metà novembre, abbiamo consegnato al Tribunale di Palermo, al Tribunale dei Minori di Palermo, al, agli archivi notarili di Palermo, qualcosa come 50.000 metri quadri di strutture per creare gli archivi c'era stata una giornalista che qualche giorno prima era entrata al tribunale di Palermo aveva preso un faldone da terra era uscita fuori era rientrata e l'aveva consegnato al presidente Guarnotto il tutto documentato e mandato in onda credo dalla 7. Siamo andati là a risolvere questo problema e mi sembra una soluzione. Cioè, esiste esiste a... un database mh, aggiornato con gli ultimi dati, un cervellone nel quale chi, chi deve può, può consultare e avere tutti i numeri. Eh, lei sa che in Italia siamo tutti intelligenti e tutti cervelloni, mm. però a furia di essere tutti cervelloni e di non metterci mai d'accordo, siamo diventati un paese di individualisti sfrenati e a volte irrazionali. Un sistema informatico eh, è presente al Ministero della Giustizia certo. che è l'origine di tutti questi procedimenti che portano all'acquisizione all di questi beni. Però è un sistema informatico che tiene conto soltanto dei contenuti eh, derivanti eh, dalle procedure di prevenzione che sono circa l'80% De 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 rappresentano circa l'80% dei beni. L'altro 20% viene dai procedimenti penali all'interno dei quali poi nasce la possibilità di sequestrare e confiscare dei beni. Per quanto riguarda i procedimenti penali non c'è... Chiarissimo, insomma, un la, la risposta è, Noi è oggi, diciamo no. Oggi, finalmente, eh. dopo che io ho fatto... <coughs> Concludere le attività di impostazione del nostro sistema informatico, che si chiama Reggio, abbiamo avuto la possibilità di far travasare dal Ministero della Giustizia, dal SIPPI, che è la banca dati del Ministero della Giustizia in materia di misure di prevenzione, l'elenco di tutti gli altri beni. Quindi posso dirle che. In qualche maniera abbiamo i nostri eh, sistemi aggiornati. Ma mi consenta di aggiungere Va bene, ci, ci solo un'altra cosa. Ecco, solo ce, lo un cosa. Abbiamo, ce lo dico subito perché dobbiamo subito. sentire il lo Presidente Stefanini. Non vorrei, per carità, <ride> Presidente. Noi abbiamo dato alla... A, 300 alloggi alle forze dell'ordine, alloggi di servizio a Palermo. Abbiamo dato al comune di Palermo 50 alloggi di prestigio che erano stati costruiti dalla società Raffaello, tutti fittati, con il ricavo 500.000 euro all'anno netti, al di là delle manutenzioni. Il comune di Palermo dovrà erogare buoni casa agli aventi titolo secondo il suo regolamento. In più abbiamo dato 28 alloggi al Comune di Palermo per l'emergenza abitativa. Io voglio sottolineare queste cose perché si tratta di segnali di quella legalità ah, certo. che io voglio eh, definire percepibile. Percepibile a coloro che non hanno idea di che cosa sia la cultura della legalità. Destinatari che si vedono arrivare un beneficio e ci cominciano a pensare. Io credo che questo sia una, un aspetto importante e sempre più da curare. Se mi dà spazio poi vi spiego come. Va bene, fa bene a sottolinearlo. Intanto, eh, mentre diamo ancora una volta il benvenuto al Presidente Stefanini, guardate il primo sondaggio, il primo cartello di SVG, perché è interessante capire che i nemici della società, secondo le persone, sono state intervistate, cioè chi è il nemico maggiore, è al primo posto con... Il 52% c'è la mafia, poi gli evasori fiscali, i criminali e ci sono anche i politici perché insomma, ci stanno sempre le banche al 22%, poteri forti, lobbisti, persone incivili, ci sono i fannulloni e il 12%, un altro dato che è un, po', un po' stupisce, dice che il nemico è l'immigrato. Va bene, insomma, un cartello che fa riflettere con il Presidente Stefanini, però forse è il caso di tornare sul dato che citava e sull'elemento, lo spunto che citava, citava il Presidente Lusetti sulle false cooperative, perché è un problema che esiste. Eh, presidente Stefanini, lei appunto presidente il gruppo Unipol, che è un gruppo importante, una holding che si occupa eh, di parecchie cose e attiva in diversi settori. E, insomma è mh, un qualcosa che forse eh, non è stato mai. Mh, non è stato mai mh, abbastanza, eh, come dire, mh, la lotta appunto alle false cooperative. Esiste eh, un qualcosa per arrivare poi all'obiettivo vero o no, secondo lei, anche dalla sua visione? Cioè c'è un impegno? Forte da parte di tutti o no. Ma credo che è stato ben detto da lusetti e poi da Don Ciotti in riferimento a come la crisi colpisce il paese sia dal punto di vista economico che sociale, nei comportamenti quotidiani delle persone. Quindi è inevitabile e fondamentale che riusciamo. Tutti insieme, tutti coloro che hanno interesse e intenzione di promuovere legalità e giustizia e libertà nel nostro Paese, di coalizzarci insieme per contrastare questi fenomeni. Credo che ancora non siamo al livello necessario come Paese, anzi, c'è bisogno di uno scatto in più, c'è bisogno di un impegno maggiore. Trovo che sia molto importante quello che Lusetti oggi ha proposto a questa Assemblea, e cioè di arrivare ad una grande iniziativa popolare di raccolte di firme. Tra i soci e gli amici, gli aderenti, i clienti del mondo cooperativo, tutto unito, per promuovere una legge di iniziativa popolare che possa contrastare con maggiore efficacia e determinazione questo fenomeno. Eh, così negativo, così preoccupante, così nocivo per tante persone che poi sono coinvolte e hanno condizioni di lavoro e di trattamento economico e normativo e contrattuale che non è dignitoso, che non è adeguato e che non è rispettoso delle norme dei contratti. Dunque mi sembra una battaglia sacrosante e fondamentale questa da promuovere e credo che eh, partiamo noi come mondo cooperativo, abbiamo le carte in regola per farlo, abbiamo la forza per farlo e poi questo mi auguro possa influenzare, determinare nei comportamenti politici e istituzionali quella giusta e doverosa reazione, perché come è stato sottolineato il problema è, in qualche modo è di tutti e dobbiamo quindi cercare di partire certo da noi stessi nel reagire, nel contrastare certi fenomeni, anche al nostro interno, come bene è stato sottolineato, ma poi sapere che questa battaglia che facciamo ha un valore più generale, che riguarda appunto la libertà di mercato, riguarda pari condizioni nella concorrenza riguarda la dignità e la libertà dei cittadini e quindi è un problema più complessivo che vive, che vive il nostro Paese. Se mi è concessa solo una battuta eh, sui beni confiscati e come si può pensare di reagire. Credo, lo diceva Don Ciotti prima, che vi sia bisogno di un rafforzamento eh, normativo e di strumenti per cercare Intanto di comprendere meglio il fenomeno nella sua dimensione, per cercare di avere quindi una capacità di gestione di questo fenomeno la più efficace ed imprenditoriale possibile e dunque per cercare di fare quello che con le cooperative si è fatto nei beni confiscati, portare da criminalità a lavoro pulito, di portare da sfruttamento a oppressione, a libertà e a dignità una... Bene, più beni che sono beni comuni, che sono beni della collettività e credo che questo sia un insegnamento di straordinario valore che può valere anche per altre piste di lavoro, di impegno e di azione che il mondo cooperativo può mettere in campo nel nostro Paese. Cioè, L'esempio delle cooperative di Libera è un esempio a mio avviso formidabile, eccellente, ha un valore simbolico enorme perché ci fa vedere che si può percorrere un cammino appunto, di libertà e di dignità. E arrivare appunto a un mercato pulito dell'economia, Presidente, in questo momento ce n'è bisogno? Sì, è, direi che è fondamentale riuscire a creare le condizioni perché nel contrastare la crisi e i suoi fenomeni più deteriori che stiamo vivendo, che sono legati anche alla fragilità, alle difficoltà materiali, alla incapacità a vedere futuro, alla difficoltà di trovare percorsi che diano risposte sociali adeguate, occorre appunto cercare di creare le condizioni nel paese perché ci sia consapevolezza che si può avere successo economico se c'è un mercato che effettivamente è libero e che garantisce piena concorrenza e garantisce piena pluralità di presenze anche. Anche questo va va sottolineato e va affermato perché come sappiamo il pensiero unico che ha dominato che ha prodotto la crisi che stiamo vivendo ha bisogno di essere cambiato, ha bisogno di essere Adeguato e fatto evolvere secondo appunto le aspettative e i bisogni e anche le prassi che nel mercato si, si stanno sviluppando. Vorrei dire da questo punto di vista che, peraltro, l'ulteriore elemento che determina ingiustizia tra le persone, tra le persone più fragili e esposte alla crisi, che invece ha maggiori possibilità, vi è un altro elemento che determina profonda ingiustizia, che sono i comportamenti. Sappiamo bene che comportamenti non leciti, comportamenti illegali, comportamenti criminali sono l'ulteriore elemento che determina ingiustizia, determina squilibrio, determina appunto per le persone per bene oneste un ulteriore grave, un ulteriore pesante fardello da portare no? per cercare di riuscire a portare il Paese in una dimensione, in una strada. Positiva. E quindi in questo senso è evidente che un mercato che sia in grado effettivamente di garantire le opportunità per tutti coloro che intraprendono un'attività economica diventa un obiettivo di civiltà, un obiettivo di libertà e di democrazia che dobbiamo sostenere. Presidente, ci anticipa perfettamente il prossimo cartello, che è un'altra un domanda che io vorrei che Valentina Fiore commentasse. Quali di questi sono i valori più importanti per lei? 36% o dice Onestà appunto, non è un caso. Poi c'è la famiglia, eh, il rispetto, la, il lavoro, giustizia e ancora a seguire la meritocrazia e eh, la libertà, insomma, la civiltà, comportarsi civilmente, la sicurezza, la solidarietà, l'uguaglianza. Però insomma vince appunto eh, l'onestà. Mm, Valeria Fiore è direttore di una cooperativa che nasce come sapete appunto eh, da Libera, no? da un'idea di Libera e poi ha avuto tutta una sua autonomia e tutto un suo sviluppo. Quando legge una cosa del genere e poi magari... Si, si racconta eh, la disonestà che dilaga. C cosa le viene da pensare lei? Ma è ovvio eh, che, che scoraggiano eh, certe notizie che vanno a dimostrare che c'è una disonestà, diciamo anche diffusa, perché eh, scoraggiano e non è un caso che le risposte poi sono queste, nel senso che nel territorio, nel paese, il tema dell'onestà viene considerato al primo posto. Ne abbiamo discusso abbondantemente anche nei nostri lavori congressuali. È, legato, è molto legato poi al tema della nostra identità di cooperatori, perché sicuramente ce lo, ce lo sentiamo come valore, così come sentiamo il valore dell'equità più che dell'uguaglianza, e abbiamo sottolineato anche questo. Credo che la nostra identità di cooperatori è già. Eh, includa tutta una serie di eh, valori che poi sono quelli storici in cui ancora oggi ci riconosciamo e che è importante per noi in qualche modo continuare a tenere saldi e a tutelare. Questo lo dico perché è importante che al nostro interno oltre che all'esterno si lavori. Il tema delle cooperative spurie è un tema delicato ma senza... Dicendo le cose insomma, come stanno, è anche vero che anche al nostro interno è importante che questo, questa battaglia alle cooperative spurie venga fatta da parte nostra, soprattutto quando si parla delle filiere di fornitura, perché anche lì probabilmente abbiamo qualcosa da imparare, qualcosa da, da impegnarci sempre per poter essere credibili e per poter dimostrare che siamo persone oneste e, e da, dal, a 360 gradi da tutti gli aspetti. È importante sicuramente. Che ci dotiamo di strumenti che vadano a eh, aiutarci a tenere alta e dritta, al, dritta la schiena e alta la barra, strumenti che siano assolutamente ordinari, che ci consentano di essere credibili, perché l'onestà inevitabilmente ha a che fare con la fiducia, ha a che fare con, con eh, la credibilità, ha a che fare con la nostra reputazione, che credo che oggi. Sia in assoluto il patrimonio che tutti noi dobbiamo tutelare. È ovvio che nel caso della gestione dei beni confiscati, tutto questo viene amplificato all'ennesima certo. potenza. Noi abbiamo deciso, come cooperative di libera terra, di dotarci di statuti che inseriscano ehm, pezzi della nostra identità e dei nostri valori anche tra i requisiti dei soci, prevedendo addirittura delle sanzioni, quelle previste da tutti gli statuti. Cosa che non è, non è comune, per noi, è, è, è la nostra identità. Per noi è il nostro modo di essere. Non abbiamo deciso di non dotarci di codici etici, ma di fare in modo che le nostre regole ordinarie siano improntate a quelli che sono i nostri valori. Chiediamo ai nostri soci che siano coerenti su questo, e su questo cerchiamo di intervenire. È facile? No, non è facile. È una lotta quotidiana, è un impegno costante e comune. Credo che sia importante però capire dove, qual è la strada, dove si deve andare e perseguirla, con la massima determinazione. Questa è la cosa più importante. Come dico sempre, il problema non è l'errore, il problema è come si affronta l'errore, come ci si rialza. Certo. Questo credo che sia la cosa che debba distinguere in generale tutto il movimento cooperativo perché c'è un'ottima base di partenza. Bisogna continuare a, o, come dire, quotidianamente a, a impegnarci per essere sempre più credibili e fare in modo che appunto la gente ci possa considerare delle brave persone perché i cooperatori. I veri cooperatori, i veri cooperatori sono delle brave persone. Grazie, grazie Valentina Fiore. Allora, un'ultima domanda al direttore Postiglione per poi lasciare eh, il, il palco al dibattito congressuale. La vera difficoltà, il vero problema, il vero ostacolo quando si parla di beni confiscati e della destinazione è l'amministrazione o no? La burocrazia? Ma ah, eh, guardi, eh, lei mi parla di burocrazia, io le posso dire che faccio fronte a eh, questo compito in questo momento con 50 dipendenti presi in comando, non li ho potuti scegliere. Chi è voluto venire è venuto e mi sono dovuto accontentare di quello che è venuto, che sono distribuiti su cinque sedi, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Roma e Milano e che... Mi hanno consentito di consegnare 530 beni a Palermo qualche un mesetto fa, ma ne abbiamo già mille e oltre da consegnare non appena avremo la possibilità di portarli al Consiglio Direttivo che è stato nominato dopo circa un anno, soltanto qualche giorno fa. Questo perché lo dico? Lo dico perché... Quando si parla di burocrazia sembra che sia un affare esclusivamente degli uffici. Forse in Italia abbiamo bisogno di metterci un po' d'accordo quando vogliamo trovare un capro espiatorio e riconoscere tutti, ognuno, la sua parte di responsabilità. In questa vicenda dei beni confiscati gli anni passano perché ci sono i processi. E i processi sono lunghi per due motivi. Sono processi delicati, riguardano il destino di beni e di persone, a volte di tantissime persone, e devono appurare la verità. Se si potessero svolgere in tempi più corti, più celeri, certamente sarebbe un fatto positivo. Quando i beni arrivano a noi... Se sono nella condizione di poter essere assegnati, certo io non posso assegnare un rudere, una casa pericolante, quella là, a quella bisogna provvedere un momento. Noi scriviamo immediatamente al demanio, alla regione dove si trova il bene, scrivevamo alla provincia, adesso scriveremo a questo ente intermedio che nascerà, sta nascendo e scriviamo al comune dove è il bene. Se loro. Hanno che cosa farne, noi glielo consegniamo subito. È un po' una, una favola sulla quale si accomodano tutti, quelli che devono criticare per forza e quelli che non hanno capito come stanno le cose. Quella della burocrazia, a prescindere da quello che poi realmente accade, la nostra sarà burocrazia, però è una burocrazia che credo, insomma, in qualche maniera stia dando delle risposte. Se chiamiamo burocrazia i tempi della giustizia, non lo so, quella, non credo che si possa definire burocrazia, loro hanno un compito complicato e difficile, però i beni confiscati stanno là e aspettano, aspettano cinque anni, aspettano sei anni finché la confisca non diventa definitiva. Quando il Tribunale ci dice che il bene è confiscato in via definitiva, noi cerchiamo di risolvere il problema. Ma guardi, con le regole che abbiamo, che sono ispirate a dei sentimenti forti, perché quando nacque questa norma, la legge rognoni La Torre, eravamo eh, insomma, a livello di comunità che poteva sognare di togliere i beni alla mafia. Nessuno si immaginava, secondo me, all'epoca che avremmo avuto poi qualcosa. Abbiamo avuto più di 17.000 beni confiscati, valori veramente ingenti. Quelli che abbiamo consegnato a Palermo, anche quattro assessorati alla Regione, messi insieme, valevano più di 150 milioni di euro. In una sola giornata li abbiamo dati. Ma, Questa però è un'eccezione, insomma, in una sola giornata, o no? No, non è un'eccezione, perché se ne possiamo fare un'altra, di giornata anche più proficua per la collettività. Il problema qual è? Il problema è mettere a fuoco la verità e cercare di non sperare sempre di poter cavalcare un caso. Noi lavoriamo su un tema molto difficile. Certo, assolutamente. E cioè, e lei ogni giorno ha da affrontare questioni piuttosto difficili e spinose. Questo... Questo direttore è in dubbio, è per questo che tenevamo la sua testimonianza qui oggi, per raccontarci appunto un po' di Una sola cosa è... voglio proporre in questa sede, lo devo dire pubblicamente. Che, che proposta è? Due. E eh, vabbè, però così poi non finiamo. No, sono più. velocissimo. Ce lo dica in dieci secondi. La prima Voglio, proposta... voglio ringraziare pubblicamente Libera e eh, Libera Terra per tutto lo sforzo che hanno fatto e mm. stanno facendo. E voglio dire che eh, con questa rete di cooperative noi potremmo passare a una seconda fase. Sappiamo tutti che l'immigrazione è quel trasferimento di persone spontaneo dall'Africa e da altri paesi in tristi condizioni verso di noi. Noi potremmo, eh, utilizzando semplicemente cose già studiate dal CNR ISAFOM, che è la struttura del CNR che studia i terreni e le modalità di coltivazione, migliorare moltissimo i criteri di coltivazione dei nostri terreni, che guarda caso somigliano sempre più per le condizioni meteorologiche a quelli del Nord Africa. Questa nostra esperienza, questi nostri studi poi potrebbero diventare strumento per aprire un canale di politica estera, di colloquio con quei territori, per insediare le persone là e non farle venire qua. Se qualcuno dice si fa concorrenza ai produttori italiani, il bacino del Mediterraneo aveva 90 milioni di abitanti un centinaio di anni fa a 300 e rotti milioni di abitanti adesso, si calcola che nel 2050 con i movimenti migratori arriveremo a 800 milioni di persone, ci sarà la fame, non la concorrenza. Quindi c'è bisogno di aiutare anche quei paesi e noi possiamo le fa fare le sperimentazioni sostenendole con i fondi europei proprio grazie a reti di competenze ma anche di dedizione come quelle create da Libera. Perché ci vuole molta volontà, certo. ci vuole molta passione, ci vuole molta determinazione. Io questa proposta l'ho fatta. L'altra che e voglio all... fare è semplicissima. A Palermo eh. 3500 immobili confiscati. Nessuno li vuole. C'è cioè, questo è un troppi. appello il suo, insomma. sono troppi. L'appello è Va mio. Bene. Diamoli come alloggi popolari, sistemiamoli, diamoli come alloggi popolari. Questo ci impedirà di costruire un nuovo Zen, come a Napoli ci impedirebbe di costruire una nuova Scambia, dove mettiamo insieme molti poveri e alcuni delinquenti. Sono una miscela micidiale. Esplosiva, Se invece certo. noi distribuiamo coloro che hanno diritto a una casa popolare sul territorio, per come sono distribuiti sul territorio i beni confiscati, evitiamo di cementificare, evitiamo di costruire nuovi quartieri. <coughs> Allora la seconda proposta è piaciuta molto. Ci sono riuscito, grazie. grazie. Va bene, sono allora contento. lasciamoci con queste due proposte, questi due inviti che arrivano dal direttore Postiglione ringraziandolo e ringraziando anche il presidente di Unipol Stefanini e Valentina Fiore, grazie per averci dato la vostra attenzione.